Buongiorno e ben ritrovati su Dinamo TV. Sono finite le feste natalizie con l'Epifania, ma è stata un'Epifania decisamente importante per la Dinamo perché è arrivata la terza vittoria consecutiva. 102-97 contro Trieste, una vittoria fondamentale nella chiave eh, Final 8 perché i ragazzi di Esposito in questo momento si trovano al sesto posto della classifica. Al momento incontrerebbero Avellino, ma mancano ancora 40 minuti fondamentali che saranno quelli di sabato, sera. A Cantù, prima, ovviamente, la Dinamo sarà all'Arnaca mercoledì alle 4 ore italiana per affrontare la like, Petrolina e eh, l'Arnaca nel Game 3 di FIBA Euro Cup. Dinamo che partirà oggi per Cipro. Ma parliamo di Dinamo Trieste, parliamo di game report, ma soprattutto eh, della 14esima giornata nel campionato italiano. Importantissimo. Risultati: il primo arriva da Avellino, da Brindisi. Scusate, dove Avellino vince 70-68 con uno strepitoso Caleb Green nel secondo tempo, 18 punti, 8 rimbalzi per l'ex giocatore anche del Galatasaray e della Dinamo. Venezia batte Cremona 78-67 con Watt 18 punti protagonista e si risolleva raggiungendo il secondo posto dopo che aveva fatto due sconfitte consecutive. Cremona, ricordiamo, sempre senza. Eh, Crawford Milano batte Trento 86 a 78 nonostante gli impegni in Eurolega e gli infortunati molto bene della Valle l'MVP è Gudaitis con 19 e 8 eh, rimbalzi continua il momento davvero difficilissimo Torino contestata la situazione di Delfino eh, con eh, il diverbio avuto con Francesco Forni il cambio di guida tecnica il ritorno di Paolino Galbiati Torino, però, battuta supplementare in casa 106-96 da Cantù, Frank Gainsil il tiratore mancino ex Caserta 5 su 11 da tre punti. Cantù che vince all'overtime e si rilancia anche in ottica eh, classifica, soprattutto eh, staccando le ultime tre. Della classe Bologna batte Brescia 88-80, con un'altra grande prestazione del playmaker Tony Taylor, autore di 22 punti con 8 assist, la Dinamo, come detto, batte Trieste. Con la miglior prestazione stagionale di Jack Cule, autore di 24 punti, 8 rimbalzi, 32 di valutazione, pistoia. Batte varese 71 a 65, con Dominic Johnson, che è vicino o no a rinnovare il contratto perché aveva un escape, aveva un contratto eh, a gettone con Pistoia ma sta di fatto che con 26 punti trascina la squadra di Ramaglia la quarta vittoria in campionato su Varese che arrivava da un periodo davvero eh, incredibile. Reggio Emilia eh, domina letteralmente Pesaro che è in crisi profonda dopo aver preso anche 44 punti qui a Sassari ne ha presi altri 46 a Reggio Emilia, Rivers 15 più 9, Aguilar 20. E dunque si prospettano eh, davvero momenti difficili per la squadra del presidente Ario Costa, che ha chiesto scusa a tutti per la prestazione di Reggio Emilia in A2. Nel girone est non va bene, purtroppo. La Herz Cagliari che viene battuta da una delle prime della classe, ovvero eh, la poderosa Montegranaro di Coach Pancotto. 83, 83 a 72 non bastano i 20 di Iane Lidze, ci sono eh, 24 di La Marchal Corbett che guida appunto la squadra di Montegranaro alla vittoria classifica di Serie A che sorride in questo momento alla Dinamo a 40 minuti dalla fine del girone d'andata Milano 26 Venezia al secondo posto in virtù del scontro diretto con Avellino che è terza Varese Cremona al quarto e quinto posto con 18 poi per la classifica Vulsa Dinamo al sesto posto con 14 insieme a Brindisi Bologna e Trieste che in questo momento sarebbe fuori dalle finale tra l'altro poi vedremo che avrà uno scontro davvero durissimo nell'ultima giornata 30 12 brescia cantù e reggio reggio che davvero risale completamente la classifica dopo l'inizio terribile torino pesaro e pistoia chiudono il discorso classifica per l'ultimo posto ma Pistoia riesce a raggiungere proprio Torino e Pesaro con 8 punti ed ecco che andiamo a vedere qual è la quindicesima giornata di Serie A l'ultima del giorno d'andata quella che segnerà gli otto posti per le final eight di Firenze Brescia Venezia Poco da dire perché Brene, eh, Brescia non si può qualificare, però da dire ce l'ha per Venezia che vuole arrivare al secondo posto, Venezia con 20 punti, Brescia con 10. Partite che si giocheranno di sabato come eh, Cantù Sassari alle 20.30 sabato sera Dinamo a 14. Cantù a 10, che non può più arrivare alle finalette. però arriva da due vittorie consecutive. Sicuramente eh, renderà la vita difficile alla Dinamo. Dinamo ricordiamo che l'anno scorso è rimasta fuori dalla Coppa Italia. Proprio per per un canestro di Charles Thomas e di Cantù a Brindisi, è un canestro incredibile della loro squadra dove c'era anche Jamie Smith. Pesaro e Torino si giocano una piccola parte di salvezza, comunque in un momento nero per entrambe le squadre, davvero è un match che avrà tantissima tensione, Trento Brindisi è una sfida assolutamente da final eight... per entrare nelle prime 8, Avellino cerca di mantenere la terza posizione, o la seconda in un'eventuale sconfitta di Venezia ospitando Pistoia, c'è Trieste che come dicevamo per entrare nel final eight deve vincere, ma deve anche battere la prima della classe, ovvero Milano che quest'anno ha perso solo ad Avellino di 3 punti, Cremona contro Reggio Emilia una bellissima sfida sulla Via Emilia, Varese e Bologna, altra bellissima sfida con Bologna che deve assolutamente vincere per cercare di entrare nelle prime 8 e Varese che ovviamente cerca di arrivare nelle prime 4 posizione quindi davvero una quindicesima giornata da vivere intensamente da vivere con grande passione anche eh, su dinamo tv che ovviamente seguirà da vicinissimo tutto l'evolversi di cantù dinamo 40 minuti che appunto decidono se la dinamo andrà a firenze o no le chiavi di dinamo trieste sono state molteplici, sono state importanti, abbiamo visto il commento, eh, c'è stata una partenza fortissima di Trieste 7-0, poi la reazione della Dinamo con un parziale micidiale di 18-4, Dinamo in controllo nel primo tempo che domina la formazione di Dalmasson che forza molto, brutte percentuali da 3, 1 su 13 per la squadra giuliana nel primo tempo, Dinamo che appunto domina, chiude 51 a 39, arriva fino alla 70 a 50, impatto di Pierre fondamentale in quintetto, 18 punti, 6 su 8 dal campo, 2 su 2 da 3, 5 rimbalzi, 22 di valutazione per l'ala canadese che nelle ultime tre partite è letteralmente esploso, dando veramente equilibrio, sostanza e atletismo alla squadra, di esposto dicevamo arriva al 70-50 poi la grande rimonta di Trieste che fa 11 su 21 da 3 nel secondo tempo che è guidato da uno strepitoso Fernandez con 25 punti che chiuderà con 25 punti da Wright che però poi si fa male nell'ultimo quarto insomma Pistoia arriva 81-78 a 78, poi un canestro importantissimo di Polonara e con Banforte Cule la Dinamo riesce a ritornare a più 10 cosa che le permette di gestire il finale e di riuscire a portare a casa il match come detto Banford 20 più 5 assist dove nei primi 8 minuti non ha toccato neanche un pallone né pratica per la difesa davvero durissima di Jamar Sanders reagia di Smith davvero eccellente 9 assist sempre presente nei momenti decisivi sempre a guidare in controllo la squadra la continuità di Thomas che sta avendo questo ragazzo che arriva dalla G League che non ha mai giocato così tante partite importanti, ravvicinate, ma ha fatto un bellissimo match. e Poi c'è da dire la difesa dei primi 30 minuti. Comunque, la Dinamo, quando ha accelerato, quando ha giocato bene, ha veramente dominato i numeri di Dinamo Trieste. Perché la Dinamo è la terza vittoria consecutiva per Culei ci sono molti record. Innanzitutto, 24 punti. È il miglior Culei in Serie A di questa stagione, come 32, il massimo di valutazione anche per lui in Italia, l'88%. 100 Da due punti, quindi Cooley che fa filotto. Noi l'abbiamo ribattezzato Culander per essere vicino appunto alla al guerriero all'immortale di questa squadra, veramente che non molla mai. 131 la valutazione, la seconda in assoluto in Serie A dopo che la Dinamo aveva fatto il record con Pesaro di 151 di valutazione di squadra. 66,7% da 2 è la miglior prestazione stagionale della Dinamo eh, da due punti. Ricordiamo che addirittura eh, nei primi tre quarti la dinamo tirava quasi con l'80% nel primo tempo con l'83% da due, davvero eh, un record: 102 punti segnati. Quinta volta oltre 100 punti per la formazione di esposito. E come dicevamo, Pierre nelle tre vittorie, nelle ultime tre partite, ha 15,5 punti di media e 7,2 rimbalzi, davvero uomo fondamentale eh, Daeson Pierre, il cammino verso le final eight, dicevamo. É... Tre settimane or sono la Dinamo ha bisogno di 4 vittorie su 4, noi ci crediamo. Avevamo fatto la copertina, eh, proprio dedicata a questo filotto. Siamo a 3 su 4. 114 a 71 con Pesaro, 71 a 95, 102 a 97 con Trieste. Manca la partita di Cantù, e ricordiamo la frase di Polto cerchiamo di vincere più partite possibile da qui alla fine del girone d'andata, e poi vedremo. La Dinamo è davvero ad un passo dalla qualificazione. Prima, però, di arrivare a Cantù la Dinamo sarà all'arnaca dove c'è Varese in testa al girone ricordate la grande rimonta di Varese proprio con la Dinamo nel game 2 la Dinamo sala all'Arnaca mercoledì diretta su Dinamo TV alle ore 16. Dunque, un pre da non perdere. Tutti i commenti finali, la sala stampa di Coach e gli highlights eh, della partita. Quindi, un grande appuntamento ancora eh, su Dinamo TV alle 19.45. Ci sarà Groningen-Varese eh, Varese che comanda con due vittorie e zero sconfitte. Dinamo, che è seconda in questo momento in virtù della vittoria ottenuta in Olanda, proprio l'esordio con il Groningen. L'Arnaca. Che chiude da fanalino di coda è 0-2 in questo gruppo K che qualifica le prime due agli ottavi di finale di FIBA EuroCup, dove dopo entreranno in gioco anche le escluse dalla Champions. È davvero tutto per, questo, per quanto riguarda il nostro game report. Eh, noi ci vediamo magari più tardi per l'angolo tecnico e per rivederci la partita insieme, ovviamente, dalle 18.30 online su Dinamo TV. Buona giornata a tutti e buona serata. Si va da Wright che ha spazio per la tripla, prova invece ad andare dentro appoggiando con l'altra mano. Un Gran canestro quello di Chris Wright in questi primi 5 minuti, culi mette giù poi nell'angolo l'extra peso per liberare la tripla di Rashon Thomas che va a Bersaglio. Ancora un errore da parte di Trieste dalla distanza 0 su 6 in qui per quanto riguarda l'Alba, tira decisamente nel invece del banco. Sì. All'intervento di Mosley, Cavaliero con il palleggio fuori in punta per Sanders che va ad attaccare De Vecchi, solo capolinea con l'appoggio del meno 5 in punta con Ray right su di lui Smith nell'angolo da Jean-Pierre, attacca, pinta da Ross, poi spara la tripla con Cavaliero, sistema la difesa Sassarese ma non basta per la Leop. posto, pensa la tripla, va in punta. Thomas gli ritorna il pallone, si mutua dentro spesso in qualche modo per Daniele Magro. La scorsa stagione, poi attenzione a ah, Pierre che si gira attaccando Sanders, lì trova il primo ferro ancora Mosley a tenere vivo questo possesso, cavaliero fuori per la tripla di Fernandez che ha una grande importanza soprattutto a livello psicologico. La rimessa di Smith, Bamford a piedi a posto per la tripla a bersaglio la risposta di Sassari nel palleggio dell'argentino che poi va ad attaccare Culi nel mismatch trova il canestro del meno 3 trova ad attaccarlo al 45 fuori per Polonara apre il palleggio va fino in fondo e trova un gran canestro rimane Mancina o sotto i 6 minuti da giocare di qui alla fine Cavaliero dentro per la schiacciata di Mosley. 70 secondi da giocare Usa il corpo, Benford che poi trova il canestro con i polpastrelli. Titoli di coda sul match con la tripla di Benford. Finisce 102 al. Quando un prestito sa fare tutto, è un prestito jolly. Prestiti personali 15.000 euro in 72 mesi, tag 6,29%. Banco di Sardegna, gruppo Biper.